Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. I più attenti e quelli che seguono la serie ovviamente avranno notato che non sono nell'ultimo punto di salvataggio. Questo perché, avendo cambiato le cuffie, e queste cuffie hanno un'uscita audio tutta loro, e quindi non ho registrato l'audio dello scorso episodio. In realtà me ne sono accorto mentre stavo continuando a registrare, e lo scorso episodio sarebbe durato 5 minuti in realtà, quindi non è proprio un episodio, perché avrei dovuto tagliare tutto, tutto il contorno, e poi continuare comunque sia con questa parte. Quindi, in poche parole, cosa ho fatto? C'era uno spaventapasseri che con Kelo ha colpito un centinaio di volte e mi ha dato un achievement raccontandomi anche della sua vita purtroppo poco felice. Una cricetina che ci ha mangiato una forma di formaggio gigante. E anche un bulbino di nome Rosa che ha trovato il mixtape speciale e si è messa a correre all'impazzata da queste parti qua. E adesso devo trovarla. Il problema è che non so dove è andata a cacciarsi. Quindi dovrò inseguirla, trovarla e farmi dare il mixtape speciale. Ecco. Stava proprio qui. Non oltrepassare. Ok. Non oltrepasso. Finalmente ti abbiamo preso. Ora ridacci indietro il mixtape speciale. Che poi non l'abbiamo trovato, l'ha trovato lei anche fosse, quindi... Ma che ne prende? Ehi, Rosa, ci hai sentito? Tra l'altro lei è una grandissima fan della principessa, quindi è normale che sia scappata col mixtape. Perché non risponde? Avviciniamoci. C'è scritto non oltrepassare. Io mi atterrei alle regole? No, certo che no. No, dai! Bellissimo! Allora, sono di livello abbastanza altino. Windows Vista, va bene. Sono di livello abbastanza altino, quindi dovrei riuscire a farcela. E il secondo salvataggio che uso per controllare se ho lasciato qualcosa nel primo, lo potevo usare per recuperare il video che avevo perso, ma avendo salvato per sbaglio, convinto che l'audio stesse registrando, purtroppo è andata così. Io non stavo attaccando per poter utilizzare l'attacco speciale di squadra, ma a quanto pare non serve. Quindi penso di stare... Oddio. Wow! Ok, mi curo. Ho anche delle nuove abilità che intendo usare ora. Ok, vediamo un po'. Coltellata di Omori. La grilletta speciale di Kel. Ah, insomma, niente di che, però va bene. Tra l'altro potrei combinare lo stato d'animo dei personaggi per creare attacchi più forti, però è una cosa che dovrei vedere per conto mio off-screen e imparare bene, perché sennò contro dei boss magari ci vado a perdere male poi. Dovremmo esserci! Sì! Ottimo! La squadra di Aubrey. Ecco, io lo salirei a 9, che era anche ora. Alt F4 sbloccato, va bene. Cosa è successo? Che importa, dobbiamo riprenderci quel mixtape speciale. E hai preso il mixtape da Rosa. Ah. Lei non lo sapeva. Ma che diavolo? Come cavolo ti permetti, cafone? È mio! Sicura? Ti è caduto dalle mani, infatti adesso è nostro. Lo riporteremo al legittimo proprietario, Space Boyfriend. Eh? Space Boyfriend. Ho sentito bene? Oh, poverini, non avete saputo le ultime novità? Ho saputo da una fonte autorevole che Space Boyfriend e Sweetheart si sono lasciati! Secondo voi, perché questo mixtape speciale è finito nella discarica? Perché Space Boyfriend l'ha gettato qui volontariamente? È stato lui! Oddio no, spero non sia vero, altrimenti non promette nulla di buono. Ma se Space Boyfriend e Sweetheart non stanno più insieme, come faremo a svegliarlo? Il futuro dei pirati spaziali dipende da noi. Sì, è un vostro problema, non mio. Aspetta un attimo, come facciamo ad esserne certi? Secondo me vuoi solo il mixtape speciale. Ecco, non potrei mai mentire. Sarò maleducata e pretenziosa, ma non sono una bugiarda. Tanto non ti crediamo. Ci terremo questo mixtape speciale e vedremo che fare. Ora sparisci, brutta pianta parlante. Vai a infastidire qualcun altro.
Oh cielo, che maleducato! In effetti, stupidi mocciosi, la pagherete cara, ci rivedremo presto. Avrò la mia vendetta! Ma non era lei che ci stava attaccando poco fa. Infatti era, secondo me, sotto ipnosi o qualcosa del... Ah, possiamo usare questo... nastro? Immagino che se l'avessi provato a fare all'inizio non sarebbe cascato, vero? Va bene, torniamo comunque da Space Boyfriend e vediamo di risvegliarlo in qualche maniera. Sì, il bruco nero. Oh, senti, bruco nero, non ho più paura di te, capito? Ah, ma ci sono i membri dei pirati spaziali, non li avevo riconosciuti. Ah, amico, l'abbiamo fatta grossa. Cosa? Plutone, vieni fuori ovunque tu sia. Vabbè, niente, non si può andare per di là. Ah, qua c'è il signorotto, che si fa vanto restando attaccato sul cruscotto. Oi! Ma questa musica non è della faccia... No, di Plutone, sì. No, io la chiamo faccia lunare, in realtà si chiama Pluto. Il nemico che ho affrontato praticamente quando sono arrivato qui. Fermo, ormai sei nostro! Arrenditi, Plutone! Non hai via di scampo! Eccolo! Mamma mia, poverino. Oh no, le mie enormi e possenti gambe stanno cedendo. Non voglio perdere questo ben di Dio. Devo trovare un nascondiglio e alla svelta. Ehi, tu, aiutami. Aiutami, ti prego. Ok. Veloce, non ho molto tempo. Ti serve un posto dove nasconderti? Beh, guarda. Ma certo! Stai tranquillo. Ho tutto sotto controllo. Ok, così dovrebbe bastare. Cavoli, stanno arrivando. Presto, ragazzi, fate finta di nulla. Fischiettate. Hiro sempre impeccabile. Con un pigiama addosso, comunque. Maledizione, l'abbiamo perso. Ah, ma questi erano quelli che stavano lì di guardia, allora. Ehi, voi! Stiamo cercando un pianeta ribelle. Ha delle braccia davvero possenti. Dei bicipiti scolpiti. Ed è saluto gridare ad alta voce. Il suo nome è Plutone. È abbastanza difficile da non notare. Lo avete visto per caso? No? Direi proprio di no. Davvero? Pazienza, se la vi. Abbiamo fatto il possibile. Lo troveremo prima o poi. Babba lei. Ok, signore, adesso può uscire. Ma me lo pianta in testa, perché? Complimenti, ragazzino. Bella pensata. Avete la mia eterna gratitudine. Quali sono i vostri nomi, se posso chiedere? Io sono Hiro e questi sono i miei amici Obri, Kel e Omori. Capisco. Ah, scusatemi, non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Plutone e sono un pianeta ribelle. Un vagabondo, se volete. Vogliate perdonarmi per avervi dato grane? Non ne potevo più di essere una mera decorazione da cortile. Voglio vivere! E poi l'ho sconfitto. Quindi neanche si ricorda. Desidero viaggiare nello spazio, quando e dove voglio, senza nessuno darmi gli ordini. E se questo fa di me un pianeta ribelle, allora così sia. Sarò io il fautore del mio stesso destino, nessun altro. Per dirla in parole povere, la mia anima è affamata di libertà. Capite quello che sto dicendo, vero bambini? Kel, stai piangendo? Che parole profonde. Sono commosso. Plutone, è stato bellissimo. Kel ha ragione. Obri, anche tu! Omori, niente, neutrale proprio. Adesso sono finalmente libero di poter realizzare il sogno della mia vita. Fondare una società di trasporti. La chiamerò Plutone Space Line. Ma contento tu. Questo monologo mi ha rinvigorito. E visto che mi avete aiutato, devo restituirvi il favore. Adesso interpreterò il Plutone della Plutone Space Line. Per favore, fate finta di essere clienti. Ok. Plutone, avremo bisogno di un pass. Saluti dalla Plutone Space Line! Dove vorreste andare, giovani viaggiatori? Oddio. Forse così è un po' troppo esagerato. Posso provare a diminuire l'intensità della voce. Proviamo di nuovo. No, va benissimo così, giuro. Signor Plutone, potremmo andare al campeggio dell'altro mondo? Ah, la mia prima richiesta. Che emozione, sono così felice. Oh no, eccolo che arriva.
Saremo lì alla velocità della luce! Non vi deluderò, lasciate fare a me. Wow, avete allacciato la cintura di sicurezza? Aspetta, fermati un attimo, non sono ancora pronto! Wow! Salve e benvenuti alla Plutone Space Line! Dove volete andare oggi? Lui è il viaggio rapido! Grande! Ora sedetevi, mettetevi comodi e godetevi il viaggio! Fast travel lui, grandissimo! Che ve ne pare? Comodo, eh? Ambiente confortevole, musica rilassante e anche un drink in omaggio. Se dovessi dare un voto, quello sarebbe 10! Quanti meme ci hanno messo qua dentro, traduttori? Ah, parla per te. Hai idea di quanto sia difficile rimanere attaccati ad un pianeta? Rischiamo di morire! Ma non dovrebbe avere un centro di gravità, Plutone? Mi dispiace, Kel, ma il tuo straordinario attaccamento alla vita mi ha fatto capire che in te c'è un potenziale sopito. Potrebbe farti diventare molto forte. Lascia che ti insegni un'abilità. Ripeti dopo di me. Quando faccio una flessione, mi sento un campione! Adesso prova tu. Quando faccio una flessione, mi sento un... campione? Wow! È stato fantastico! Sono gasato! Forse c'è ancora molto da lavorare, ciò nonostante... Puoi diventare molto forte. Fai tu questa lezione e usala bene. Addio, bambini. Ci si rivede la prossima volta. 3, 2, 1, and lift off. Kel ha imparato flessione. Ah, forse diventa più forte, tipo un buff dell'attacco. Mi dispiace solo per lo scorso episodio, o meglio, quello che poteva essere parte di questo episodio, però... È inutile perderci tempo ora a parlarne. Andiamo avanti. Non ci credo, ce l'avete fatta. È un po' sporco, ma è proprio il mixtape speciale che stavamo cercando. Ragazzi, grazie mille. Con questo potremo finalmente svegliare Space Boyfriend. Kel, hai infilato la mano nella tua tasca e ti ha preso il mixtape. No, dai, Kel. In realtà, abbiamo delle brutte notizie. C'è giunta voce sul rapporto di Space Boyfriend e Sweetheart. Ecco, a quanto pare si sono lasciati. Che? Davvero? Oh no, questo significa che... Anche se ascoltasse il mixtape speciale non si alzerebbe più dal letto. Ehi, Space Boyfriend, abbiamo qui il tuo mixtape speciale! Ah, potresti almeno ringraziarci. Ehi, non essere triste, non siamo sicuri sia vero. E anche se fosse non sarebbe certo la fine del mondo. La gente si riprende sempre dopo una rottura. Sono sicura sarà così anche per Space Boyfriend. Ci sono! Metterò ad alto volume il suo mixtape speciale e così si sveglierà. Si sveglierà male. Se le cose stanno così dovremmo gettarlo. Potrebbe essere troppo traumatico per riascoltare nuovamente quelle canzoni. Omori, dallo a me. Lo terrò sicuro. Hiro, brutte notizie. Dov'è? Kel, che stai facendo? No! Wow. Sveglia, Space Boyfriend! Oh no, ho un brutto presentimento. Che cosa è questo trambusto infernale? Wow. Dannazione, Kel, guarda cosa hai fatto! Ora che sono sveglio saranno cavoli vostri, talmente tanto cavoli che è uscito pure fuori dal Turtle Box. Un attimo. Molto meglio. Ora, dove ero rimasto? Ah, sì. Stupidi bambini! Finalmente ho smesso di fingermi malato. Ah, quanto ero patetico. Quanto è vero? I sentimenti sono per i perdenti. Quella strega di Sweetheart. Mi costerà caro avermi lasciato. Ho fatto tutto per lei. Di tutto. E lei mi lascia così? Quella ingrata piccola carogna. Devo dimenticarla. Cancellarla dalla mia vita. Anzi, la andrò a trovare. E la eliminerò dall'intero universo! Scordatelo, Space Boyfriend! O forse dovrei dire...
SpaceX Boyfriend! Interessante. Volete sfidarmi? Sapete almeno chi sono? Il capitano dei pirati spaziali! Controllo tutti i pianeti del sistema solare e posso volare alla velocità della luce! Il potere dell'intero universo è mio! Bla bla bla, parla quanto vuoi. Non abbiamo paura di te. Se pensi di andartene in giro come ti pare a combinare guai, dovrai vedertela prima con noi! Oh, se è questo ciò che volete vi accontenterò. Ve ne pentirete amaramente. Fatemi sotto, feccia umana! Vi schiacciano tutti! Eccolo lì. Wow, che figo! Fantastico! Allora, penso che sarà un nemico ostico questo, quindi accoltelliamo, poverino. contrattacco, no? Io uso incoraggiamento su Hiro. E attacchiamo, vai. Wow, è veloce. Beh, vola alla velocità della luce, ha detto. Vai, Hiro! Ok, ora è felice. Quanta vita hai! Ah, ma devo cambiare anche l'abilità Kel per vedere cosa fa flessione. Perché qua non me la mette. È come Pokémon, quindi, che posso avere un massimo di 4 attacchi. Va bene, va bene. Sì, lo so che l'ho paragonato fin troppo a Pokémon, però è praticamente uguale. Ah, vado, do un po' di smorsa a Kel, magari. Non mi ci frega. Attaccato Mori, perfetto. Perfetto, ora Aubrey si arrabbia. Grande! Ottimo. Allora, attacchiamo. Ora Aubrey che è arrabbiata. Vabbè, faccio attaccare, non ha altre abilità. Ma è fortissimo lui. Kel è triste, accidenti. Mi sento ribollire dalla rabbia. Non potete placarla. Oh no. Oh no 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 no. Non può più diventare felice o triste. Ma allora, scusami. E ora come facciamo? Ah, avete ancora il coraggio di muovervi? Non mi arrenderò così facilmente. È su tutte le furie. E vabbè però, amico mio, tu devi capire che non va neanche troppo bene così, Un paio di banane che ripristina un po' di succo al party. Ottimo, ora possiamo attaccare. Anche con Kel, attacco e via. Niente, lui guarda il vuoto cosmico. Via dalla mia vista, feccia terrestre! Ultima opportunità prima che vi annienti. È in preda all'ira, wow! Sempre di più, sempre di più. Grande. Non manca molto ora, vero? Eh già. Allora, affettiniamolo. Attacchiamolo. Attacchiamolo semplicemente e attacchiamolo. Aio. Potrei farcela con questo turno? Sì, potrei farcela benissimo. No? Ok, ora è fatta davvero. Spara selvaggiamente. Wow! No, Aubrey! Non importa, Aubrey, ti vendicherò! Eccolo! Oh, il mio cuore fa male. No, amico, l'attacco di cuore no, Stai buono. No, Aubrey, non prendi punti esperienza, no! Aubrey, che Aubrey? Povera Aubrey. Hiro impara sorriso generico. See you, Space Boyfriend. Cos'è successo? Dove sono?
chi siete? Bentornato tra noi, come ti senti? Oh, ciao! Mi chiamo Capitan Spaceboy. È un piacere incontrar... Oh, il mio petto! Stai bene? Prima ti sei un po' arrabbiato, quindi abbiamo dovuto... Ah, capisco. La mia altra metà deve aver avuto il sopravvento. Vi chiedo scusa e vi ringrazio qualsiasi cosa abbiate fatto per farmi tornare normale. Spero solo di non avervi causato troppi problemi. Ultimamente sto avendo difficoltà a controllare le emozioni. Faccio del mio meglio per tenerle a bada, ma diventa sempre più difficile. Sweetheart era l'amore della mia vita. È quasi impossibile immaginare una vita lontano da lei. Mi sento così vuoto. Questo mixtape speciale è una raccolta delle nostre canzoni preferite. Ci ho messo così tanto amore nel realizzarlo. Grazie a tutti voi per averlo riportato. Alla fine si tratta sempre di un ricordo bello o brutto che sia. Tranquilla, non è stato difficile. Beh, non molto almeno. Orgogliosi di averti aiutato. Dovresti fartene una ragione prima possibile. E riposati, intesi? Capitano Volevo dire Space Boyfriend. Mi dispiace davvero tanto, ma ho delle bruttissime notizie. Il tuo pianeta preferito, Plutone, è scappato e non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Ti prego, non essere arrabbiato con noi, ci dispiace tantissimo. Per favore, abbi pietà. Oh, fa niente, non vi preoccupate. Immagino che anche i pianeti si annoiano ruotando lentamente tutto il giorno. Forse Plutone non doveva nascere come pianeta. Cosa? Davvero? Quindi non sei arrabbiato con noi? Ci perdoni, Capitano Space Boyfriend? Ovvio che sì! A proposito, raduna il resto dell'equipaggio. Andiamo al lago ghiacciato a prenderci dei coni di neve. Stare a letto potrebbe non curare un cuore spezzato, ma mangiare un cono neve con gli amici potrebbe aiutare. E poi non dovete più chiamarmi Space Boyfriend. Il mio nome è Capitan Space Boy. Aspetta, questo significa che... Wow! Oh oh! Il capitano è tornato! Non vedo l'ora di dirlo a tutti! Andiamo, compagno! Sono dietro di te! Grande! Non posso che ringraziarvi per quello che avete fatto. Chissà cosa sarebbe successo se non foste venuti. Ah, non è nulla! Siamo felici di sentire nuovamente bene. Avete tutta la mia gratitudine. Se mai aveste bisogno del mio aiuto e della mia ciurma, non esitate a chiedere. In realtà me ne stavo giusto dimenticando, ma stiamo cercando il nostro amico Basil. Indossa una corona di fiori e porta sempre con sé il suo album fotografico. Ecco, Basil, me lo stavo dimenticando anch'io. Nel caso in cui dovessi incontrarlo, vi avviserei immediatamente. Basil, dove potrebbe essere andato? Oh, piccolo fanciullo, non piangere, per favore. Prendi questo. Coupon per un cono neve grande. Oh oh, per favore non piangere, mi sento in colpa. Prendi anche questo. Poverina. Pass del treno. Piangi ancora, magari ci dà altro. Da piccolo so per viaggiare sui treni. Sapete, ancora non ero diventato Capitan Spaceboy. Se siete riusciti a battere uno come me, non vedo perché dovrebbe essere difficile trovare il vostro amico. Oh, ok. Ehi, capitano, pronti a partire? Aspettano solo voi. Ah, sto arrivando. Non mollate mai, ragazzi. Se siete un po' abbattuti, provate a mangiare un cono neve. Potrebbe tirarvi su di morale. Non posso far aspettare ancora la mia ciurma. Buona fortuna per tutto, e grazie ancora. Una lettera! Il legame con i tuoi amici si è rafforzato. Tutte le mosse combo sono migliorate. Ah, però devo imparare a fare le mosse combo. Devo leggere bene tutto. La lettera E. I. I 11 tasti rimasti. C'è una fossa qui, vuoi raggiungerla? Sì! Ma l'altra volta non me l'ha fatto! Senti una brezza fredda. Ma scusami. E quindi? Perfetto. Bene, direi allora che l'episodio può concludersi qui, amici. Ma torniamo. Ciao a tutti. Come sta andando la ricerca di Basil? Beh, Mari, sembra che abbiamo fatto una piccola deviazione e stiamo solo cercando di aiutare chi ha bisogno, sai? Guarda, Mari, ho ottenuto un coupon per un cono neve. Ehi, è molto bello, Aubrey. Grazie. Mari, guarda cosa so fare.
Oh, ma che bella cosa, Kel. Lo so, vero? Mamma mia, è così strano. Aspetta, ora vedo Plutone Space Line sul fast travel lì. Bello. È così strano, abbiamo cercato dappertutto, ma non abbiamo trovato nessun indizio dove possa essere Basil. Oh, Basil, io dove possa essere andato? Forse ci sta sfuggendo qualcosa. Hai qualche idea, Omori? Ah, posso andare, ok, bene. Allora, mi ricarico e concludo l'episodio. È stata davvero bellissima la lotta contro Space Boyfriend, davvero davvero fantastica. Difficile, il che mi dice che i nemici saranno sempre più ostici da ora in poi. Quindi, Ah, però qui ci sono delle impronte da seguire, magari poi le seguo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!